Noi siamo oggi ospiti del Dipartimento di Architettura e qui abbiamo tre accademici del Dipartimento di Architettura per parlare del cambiamento climatico e dell'impatto del cambiamento climatico e della riprogettazione a seguito del cambiamento climatico con strategie di mitigazione, di in qualche modo eliminazione o almeno diminuzione dove possibile dell'impatto ambientale nelle città. E lo facciamo con il professor Mario Lo Sasso che credo tra qualche istante ci dovrà lasciare, quindi velocemente gli cederemo la parola nella fase di avvio. Professore di tecnologia dell'architettura qui al Dipartimento di Architettura della Federico II di Napoli. E poi con invece Mattia Leone, a sua volta professore di tecnologia dell'architettura, sempre qui alla Federico II di Napoli, e con la professoressa Federica Palestino, professoressa di urbanistica, sempre qui alla Federico II di Napoli. Allora, professor Lo Sasso, a lei un po' il compito di inquadrare, diciamo, i termini della questione, poi scenderemo un pochino più in profondità con i suoi colleghi. Quando abbiamo ragionato su come impostare questa classe, si diceva di provare a delimitare il contesto con alcuni parametri essenziali: il tempo, la scala, la diffusione e in qualche modo tutti i fattori che incidono sull'impatto. Prego. Devo fare un doveroso ringraziamento per l'iniziativa e per la capacità di aver fatto una sinergia molto importante tra la vostra organizzazione e, diciamo, la location e il contributo che il nostro dipartimento dà. Ancora mi atterrò alla scaletta che abbiamo concordato per rimanere da un lato nei tempi, e mi scuso, ma noi siamo al 799esimo anno della fondazione dell'Università Federico II e abbiamo alle 16:30 o giù di lì la premiazione degli alunni illustri. Per il mio ruolo di delegato, di essere uno dei delegati dell'Ateneo, il rettore vuole che io sia lì e quindi vi lascerò anche a malincuore, ma dovrò farlo, però diciamo è un motivo molto molto importante. L'anno prossimo abbiamo in programma il festeggiamento degli 800 anni, quindi... che ci sono 799 buone ragioni, sì, per farla andare. Grazie. Allora, io dovrò essere, proprio per la richiesta di inquadramento, un po' didascalico, però ci serve poi, sapete, inquadrare in maniera didascalica consente poi di essere anche un po' più liberi dopo, perché si richiama al frame iniziale. Allora, gli impatti climatici dipendono da fenomeni pericolosi e questi fenomeni si combinano con due aspetti che sono la vulnerabilità e la esposizione, diciamo, numerica di persone, beni, condizioni anche culturali in alcuni casi. Ricordiamoci, non nel campo climatico ma nel campo sismico, il sisma all'Aquila ha devastato una comunità perché ha interrotto i suoi processi identitari culturali e sarà molto difficile recuperarli anche ricostruendo quelle parti dell'Aquila. Quindi abbiamo dei fattori che sono in campo, che sono i patrimoni fisici, i patrimoni immateriali e quindi le componenti sociali ed economiche, i servizi e la popolazione nella sua salute, nelle sue condizioni di salute. Questa è una premessa importante. Come si contrastano gli impatti? O agendo sulle cause, e quindi non c'è altro modo che ridurre le emissioni di agenti climalteranti. Immaginate che c'è tutta la polemica oggi sui composti che consentono la refrigerazione o il raffrescamento attraverso i fan coil, le cui molecole hanno da
25 fino a 100-150 in più di potere clima alterante rispetto al alla famigerata CO2. Quindi capiamo anche che il problema non è soltanto sulla CO2, ma è anche su altri agenti clima alteranti. Se li riduciamo, agiamo sull'hazard, cioè sul fenomeno pericoloso. In quanto tempo? In centinaia di anni. Quindi sarà difficile fare marcia indietro rapidamente. Però se non iniziamo, non attenuiamo la pericolosità di questi eventi. Quali sono questi eventi pericolosi, questi fenomeni pericolosi? L'ondata di calore, la pioggia intensa, l'uragano, il nubifragio, eccetera. Sono, come dire, condizioni che stiamo imparando a conoscere, perché il cambiamento climatico è già tra noi ed è dovuto all'incremento della temperatura media rispetto al periodo preindustriale, oggi a 1 grado e 1, 1 grado e 2 in più, domani mattina al famigerato 1 grado e mezzo e dopodomani ai 2 gradi, che ci daranno su scala non lineare ma su scala logaritmica probabilmente degli eventi molto più pesanti e pericolosi. Non ancora, il punto di non ritorno lo troveremo forse fra 40 anni, però per ora cerchiamo di non vederlo. Come si contrastano invece gli impatti? Perché noi abbiamo parlato delle cause, ovvero del riscaldamento globale che innesca questi fenomeni pericolosi. E sono quindi le cause. Gli impatti li possiamo contrastare sostanzialmente in due modi: riducendo le vulnerabilità, di cosa? Delle persone, dei beni, dei servizi, le vulnerabilità anche delle colture e delle culture, perché poi è un tema che riguarda anche il nostro approvvigionamento alimentare, non dimentichiamolo. E quindi cultura e coltura fa assonanza, anche se entrambi sono determinanti e fondamentali. Oppure riducendo l'esposizione, cioè riducendo la concentrazione di quei fattori, siano essi umani o materiali, che possono essere colpiti hic et nunc per un evento imprevedibile o intenso. Qual è l'errore? È che oggi si ragiona sulla devastante e dolorosissima esperienza che hanno vissuto e stanno vivendo le popolazioni dell'Emilia-Romagna, ma il problema non è lì. Se ci concentriamo sull'evento eccezionale, non abbiamo capito qual è la portata del problema, che è un problema invece di continuità e di salita di una curva che ci dà l'indicazione del pericolo costante. Poi sono gli sbalzi in su o in giù rispetto ai quali però dobbiamo imparare a fare una cosa determinante: non affrontare nella maniera convenzionale questo problema. Cosa vuol dire non affrontare nella maniera convenzionale? Vuol dire che parlare solo di protezione, parlare solo di prevenzione non basta. Noi dobbiamo comporre il sistema dell'adattamento col sistema della riduzione delle emissioni climalteranti in un unicum, che vuol dire modificare stili di vita, stili di consumo, eccetera, eccetera. Se non attuiamo questa questione, che quindi richiama quello che il dottor Russo individuava e che io avevo lasciato come condizione, cioè noi dobbiamo ragionare sui contesti, sulle loro vulnerabilità e sulle loro esposizioni, sulla scala, non possiamo agire con progetti pilota, non servono a niente, perdonatemi, sono solo dei simboli e lì servono moltissimo. Bosco verticale, famigerato e così, ha un suo valore simbolico, un suo valore pratico nullo, anche perché non è replicabile. Quindi che cosa è replicabile su vasta scala? Interventi molto diffusi, dei quali credo che parlerete voi, quindi io non mi dilungo, e sono degli asset, utilizzo questo termine che non è architettonico ma fa molto ben capire, che sono in layer e soltanto nella loro sovrapposizione e integrazione determinano un evento, una capacità diffusa di contrasto e di reazione agli impatti e quindi di contrasto rispetto ai danni possibili. Quindi il messaggio è diffusione a scala distrettuale e non a scala di singoli edifici.
Non considero gli edifici, sì, però se non li combino con altro non ottengo i risultati che si spera. Il tempo, occorre una continuità, non basta agire isolatamente e quindi occorre una continuità temporale. Posso agire solo sugli ospedali? No, devo agire sulle scuole, devo agire sugli edifici, devo agire sugli spazi aperti in maniera molto ma molto diffusa, in modo da decomprimere pure la vulnerabilità. Quindi in questo è chiamata in campo la pianificazione da un lato, la progettazione dall'altro, sia alla scala urbana che alla scala degli edifici, però in maniera diffusa. C'è una strategia che è la strategia Human and Environmental Centered, perché se noi non combiniamo il nostro essere umani all'interno di una condizione ambientale che ci vede come attori, non come spettatori, non otterremo i risultati e quindi andremo in una deriva pericolosa. Quindi le strategie e le azioni devono essere diffuse e non agire in maniera puntuale, e devono essere sviluppate per un mix di asset, infrastrutture, edifici residenziali, spazi aperti, popolazione, attività economiche, servizi, uso di risorse, mobilità ecologica, autoproduzione energetica, autoproduzione del food. Soltanto in questo modo si attua un'azione di decompressione diffusa. Per noi che studiamo queste cose non c'è altra strada. E quindi il coinvolgimento, la sensibilizzazione, la comunicazione, la conoscenza, la preparedness anche a livello della protezione civile, quindi preparare le popolazioni, diventa il fattore di volta e la chiave di svolta. Infine, questo ci fa comprendere come le città, nei loro distretti, nei loro quartieri e nei loro edifici, nella loro vita comune, debbano essere riorganizzate. Io parlo di riorganizzazione e non rimodellazione. Noi non abbiamo le risorse per cambiare la città, ma per cambiarne fisicamente, ma per cambiare la sua organizzazione probabilmente le abbiamo. E quindi qui si apre un'altra sfida molto importante. Grazie. A questo punto vorrei provare a fare un passetto ulteriore, professor Leone, e quando noi abbiamo discusso di questa masterclass ci siamo detti che esistono, come già nell'introduzione ha sottolineato anche il professor Lo Sasso, interventi in qualche modo di lungo periodo, no? che noi vedremo all'opera nel volgere di decenni, quando si riprogetta una città, credo che sia questo l'arco temporale che bisogna tenere d'occhio per avere appieno l'idea degli effetti su ciò che si sta facendo. E dall'altra parte però una necessità non solo simbolica ma anche operativa di avere azioni concrete che diano un risultato. Ecco, come si agisce nella progettazione a questi due livelli? Sì, l'ampiezza della sfida è appunto chiara dal quadro di contesto che il professor Lo Sasso ha fatto, e che nel voler intrecciare all'interno dell'azione climatica nelle città gli elementi di riduzione delle fonte, la capacità di adattamento agli impatti già esistenti e che crescono, e la miglioramento del benessere poi in generale, ma gli ecosistemi che oggi definiscono l'approccio che ci rimanda direttamente alla necessità di individuare degli approcci che possano dare un risultato nell'immediato, ma che in qualche modo avviino dei percorsi trasformativi di lungo termine, e che insomma non sia la necessità di un problema contingente la scusa per non ragionare su aspetti trasformativi più così. Tra l'altro è da tenere in considerazione che sia le scelte individuali, ma quelle collettive poi che vengono fatte all'interno dei territori, delle città, hanno un pari peso nel contribuire a raggiungere e a toccare
i tre punti della sfida in un processo che certo è di decarbonizzazione, come dire, il nostro faro resta nel lungo periodo quello della riduzione delle cause. Il problema è che chiaramente è difficile nei pochi anni che comunque tutto sommato abbiamo a disposizione ammettere che o riuscire a capire come operare una trasformazione che tutto sommato è radicale, soprattutto nell'approccio, nel senso che noi siamo abituati, tutto sommato siamo all'interno di un modello che punta al massimo sfruttamento delle risorse ambientali per ottenere poi appunto quelle condizioni di benessere dal punto di vista della società, e tutto sommato veniamo, anche se ovviamente cominciamo a capire che poi non è così, da molti decenni, se non centinaia di anni, di una pretesa di controllo diciamo della natura, per riferirci al panel precedente, con approcci anche molto, diciamo, tra virgolette, ingegneristici o ipertecnologici, che sono comunque ad alto impatto e sono diversi da quello che invece è un approccio che dovrebbe puntare a uno sviluppo consapevole, riequilibrante, rigenerativo anche dei, diciamo, dei passi falsi che in passato abbiamo compiuto e che hanno creato, come dire, delle condizioni di crisi grave. Certo, l'ambito in cui ci muoviamo noi va a toccare i due aspetti. Le scelte che noi possiamo operare, che riguardano le infrastrutture urbane, la forma urbana, le tecnologie e i materiali con cui ogni singolo edificio è realizzato, hanno diciamo, determinano per centinaia d'anni poi l'assetto. Quindi se ampliamo la scala, è chiaro che noi ci troviamo in un contesto, in un paese dove la possibilità di trasformazione per tanti motivi sono limitate, ma esiste essendo globale la sfida, allo stesso tempo, mentre noi ragioniamo su come riparare o ricostruire pezzi del nostro territorio, ci sono interi continenti che stanno progettando e realizzando intere città per dare risposte a quelle che sono invece le loro la fase attuale del loro percorso di sviluppo. Come diciamo, e allo stesso tempo queste trasformazioni incidono direttamente sugli stili di vita, cioè la scelta può sembrare individuale, come dice, le scelte individuali, ma sono fortemente condizionate appunto dagli assetti che vengono poi proposti attraverso l'organizzazione dei servizi, ma anche degli elementi fisici che poi costruiscono gli spazi della vita di tutti noi. Allora la sfida, soprattutto per ragionare nel breve termine, è quella di riuscire ad agganciare individuare quali sono i nessi che legano gli obiettivi climatici, strettamente climatici, denunciati prima dal professor Sasso, con quelli che invece sono altri aspetti fondamentali per noi. Noi richiamiamo anche co-benefici sociali, ambientali ed economici, che possono poi però diventare dei capisaldi poi dell'azione trasformativa della città, cioè lavorare per il clima, sulla questione climatica, decentrando la questione climatica stessa e provando a riflettere su questi altri elementi. Questo certo è un approccio che implica comunque un pensiero, diciamo, diremo noi, sistemico, nel senso che va oltre la pretesa di una soluzione meramente tecnologica al problema, che tra l'altro, voglio dire, la strada più ipertecnologica forse è sostenuta proprio oggi da soggetti, vedi le grandi multinazionali o settori ad altissima intensità di carbonio, che paradossalmente sono tra i principali fautori oggi della svolta della green economy. Come dire, ci sono una serie di diciamo, l'evidenza scientifica è forte su questi aspetti, di quanto molti elementi degli approcci innovativi green che si portano avanti nascondono un potenziale di rischio molto forte di sostituzione tecnologica, che però non riduce gli impatti. Per cui il punto è: i beni e servizi essenziali con cui noi, senza cui noi non possiamo, l'energia, l'acqua, la gestione dei rifiuti, il cibo, sono elementi tra di loro strettamente collegati, e noi diamo per scontati come società, soprattutto occidentale, che questi beni siano a portata di mano e disponibili immediatamente, ed è qui che occorre ragionare sul cambiamento radicale. Professore, una domanda secca, perché sentendola parlare mi vengono in mente appunto soluzioni potenzialmente anche radicali, che però, appunto, lei diceva, non possono essere solo scientifiche o tecnologiche. Sono incompatibili con la democrazia? Cioè, no. Andare a dire alle persone, scusate, da domani
voi che avete inquinato non inquinate più, oppure chi ancora si deve sviluppare, scusate, mi dispiace, tutto quello che si poteva inquinare l'abbiamo già inquinato noi, voi dovete rimanere dove state. Sì, beh, no, diciamo che è proprio questo il forse il nodo centrale della questione. Le visioni devono essere condivise, lo sviluppo è condivise, significa essere condivise realmente tra i diversi soggetti, tra i decisori pubblici, tra i principali attori finanziari, industriali, economici e ovviamente non ultimi ma forse primi le comunità, per fare in modo che i percorsi poi trasformativi siano attuabili, adattivi e certamente guidati ad una visione ambiziosa e radicale. La temporalità sta anche in questo, accettare la lontananza di una visione e del raggiungimento di un determinato obiettivo, ma individuare un percorso. Il rischio effettivamente è quello, se no, di vivere in un eterno presente in cui alcune parole chiave che oggi emergono, per esempio la parola della transizione, anche quella è da guardare, diciamo, con cautela e può essere nemica. Lei sta dicendo che è un alibi per fare le cose lentamente e alla fine per non farle? È un alibi per, diciamo, non ragionare su una modifica degli assetti, ma diciamo di rivalutare alcune strade che in passato erano state scartate, pensiamo al nucleare, che ad oggi, cambiando le condizioni di contesto o i quadri entro cui le scelte possono essere operate, potrebbero addirittura, diciamo, tornare sul piatto come delle possibili soluzioni, ed è qui che una visione, solo una visione condivisa, può, diciamo, portare quantomeno a individuare l'obiettivo finale di un percorso, perché lasciando solo dove i rapporti di forza riescono comunque a determinare fortemente le scelte, ed è storia recente quella del tema legato all'energia e in particolare al gas naturale e al nucleare, che sono entrate di diritto tra le tecnologie di transizione. Il problema è questo, è proprio legato alla temporalità, ed è evidente che chi, come dire, fino ad ora ha avuto il ruolo di spingere l'intera società verso determinate strade è probabilmente anche più attrezzato nel muoversi rapidamente, e il rischio è proprio lì. Ci troviamo oggi di fronte a un approccio orientato alle soluzioni, che però sono soluzioni che non hanno quella vista lunga di cui abbiamo bisogno, ma che ancora tutto sommato ritornano in un già visto in termini del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e che in realtà potrebbero addirittura peggiorare gli impatti, a maggior ragione in un contesto di disuguaglianze e impatti crescenti che determineranno ulteriori impatti globali che veramente ancora non abbiamo visto, ma se pensiamo a quanto i percorsi, diciamo, migratori delle popolazioni su scala globale preoccupano molta parte della società occidentale, ci rendiamo conto che diciamo è facile ora iniziare a prendere delle strade senza rendersi conto di tutti questi fattori e del loro essere molto intrecciati. Quindi traduco per gli incliti come me, attenzione alle toppe, perché potrebbero essere peggio del buco. Esattamente, questo è perfetto. Il concetto. E abbiamo visto delle immagini scorrere alle nostre spalle. Che immagini sono? Sono delle immagini che un po' rappresentano alcuni dei capisaldi del ragionamento. C'è da un lato una vignetta molto, che mi piace molto, che fa capire come appunto il ragionamento, dato soprattutto in periodi di negazionismo climatico, in periodi di negazionismo climatico, soprattutto negli Stati Uniti, aveva un impatto fortissimo, perché faceva capire come la risposta alla questione climatica poteva trovarsi in aspetti che non avevano, diciamo superficialmente, così a prima vista, nulla a che fare con l'azione climatica, quindi lavori verdi, protezione delle foreste, qualcosa che, diciamo, non è così intuitivamente legato. Altre immagini sono invece legate a approcci di visione, quindi di l'idea anche di ragionare attorno alle parole chiave che sono ormai nel linguaggio comune. Tutti hanno sentito parlare della città dei 15 minuti, della città a zero carbonio, della città circolare. Capire
che cosa, quali sono le implicazioni fisiche, che cosa vuol dire? Un po' pericoloso, perché poi queste formule si svuotano un si po', svuotano, no? Uno non le vede accadere e dice vabbè, tanto so parole, no? Vediamo dei lavori che abbiamo realizzato qui con i nostri studenti che hanno provato a sostanziare di contenuti e anche di elementi visuali questi slogan. E abbiamo poi altre due immagini che in qualche modo rappresentano le due facce del lavoro che proviamo a fare, con cui proviamo a formare i futuri architetti e i futuri urbanisti. Da un lato avere la forza di un approccio basato sull'evidenza scientifica, la capacità di utilizzare i dati e le conoscenze e per misurare gli effetti delle strategie e delle soluzioni che si propongono quando si va a pensare di trasformare un edificio o un pezzo di città. Dall'altro tutto quello che invece è la componente collaborativa, che è in parallelo l'unico, diciamo, modo con cui, come dicevo prima, è possibile poi avviare un percorso che diventi trasformativo, che diventi condiviso e che in qualche modo, come dire, non rappresenti un approccio calato dall'alto e dice no, è così che si deve fare, perché poi in realtà le soluzioni sono invece molto molto locali al problema e possono prendere strade altrettanto efficaci, ma che dipendono effettivamente, che possono cambiare quasi da quartiere a quartiere in una città pur avendo, come dire, un orizzonte climatico comune. Quindi tenere dentro questi due aspetti, una capacità forse sì molto tecnologica, strumentale, di poter veicolare progetti in cui la qualità sia misurabile rispetto agli impatti positivi delle soluzioni proposte, e dall'altro un processo, un percorso che non sia di esperti che si chiudono in una stanza, ma di soggetti che sono in grado di interloquire e di interfacciarsi costantemente con tutti i componenti della società con cui viviamo. Allora, professoressa Palestino, proviamo, intanto salutiamo il professor Lo Sasso e lo ringraziamo, ricordiamo che credo questa sia l'università laica più antica del mondo, perché ce ne sono altre precedenti, sì. Ma nascevano, ecco, quindi... E quindi insomma è una bella sfida anche tenere una tradizione, una bella eredità da tenere viva. Complimenti e buon lavoro per il futuro, grazie per essere stato con noi. E, dicevo, professoressa Palestino, proviamo a fare un passetto ancora, come se tentassimo di mettere a fuoco sempre più da vicino questo ragionamento che abbiamo fatto prima proprio a livello di contesto generale, poi scendendo un pochino nella scala, e invece a lei vorrei chiedere di mettere a fuoco degli interventi trasformativi che possono agire su alcune realtà locali. Avevamo parlato della scuola e di come questo poi si possa coniugare con alcuni degli obiettivi dell'ONU. Dunque, vorrei un attimo inquadrare il tema del cambiamento climatico fra gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che come sapete sono 17, non parlerò di tutti e 17, ma soltanto di alcuni. Allora, noi abbiamo il cambiamento climatico, che è la lotta al cambiamento climatico, corrisponde all'obiettivo 13. Quello che è interessante è capire che la lotta al cambiamento climatico avviene, può avvenire in modi diversi a seconda delle culture urbane, dei territori, delle specificità di questi territori o di queste città, se volete oggi parliamo di città, quindi dei corpi urbani e delle comunità insediate in questi corpi urbani. È molto importante tener conto di questo, perché nonostante gli obiettivi rispondano a un linguaggio globale, poi però ogni corpo urbano e ogni comunità ha le sue specificità, e quindi in qualche maniera la lotta al cambiamento climatico va situata e i contesti vanno conosciuti, perché è importante attivare anche dal basso, ma anche nella società più ampia, ci sono problemi, ci sono punti di forza, risorse che vanno conosciute. Lo dico da planner, io faccio la pianificatrice, mi occupo di planning, e quindi è molto importante questa questione. Punto primo, costruire insieme un percorso che declina la lotta al cambiamento climatico. Quindi
poi un altro obiettivo che è importante considerare, che è l'obiettivo 11, città e comunità sostenibili, proprio per il motivo che vi ho detto. Bisogna che questi due obiettivi, 13 e 11, vengano messi insieme. Ora, è importante capire che è come se il planner, nello specifico, fosse un sarto. Il sarto cuce la giacca sulle misure di chi deve vestirla quella giacca. Ecco, allora noi dobbiamo, come dire, mettere le nostre città in condizioni di poter diventare, diciamo, rispondenti alle sfide, alla sfida della lotta al cambiamento climatico, conoscendo queste città e conoscendone le comunità. Ed ecco perché diventa fondamentale anche un'attivazione dal basso rispetto a questi temi. Fare qualcosa tutti insieme è molto importante, cioè la dimensione dell'educazione, della condivisione, del fare insieme diventa un elemento, un motore, perché a furia di parlarne credo che tutti noi siamo pieni di paure, però le paure, se ne parlava prima nella sessione precedente alla nostra, si superano anche facendo qualcosa, attivandosi. Cioè è inutile a sentire questa minaccia come qualcosa che non ci riguarda, dobbiamo fare qualcosa. Ecco perché il tema, allora vi faccio prima due esempi un po' specifici per farvi capire che significa agire in una città piuttosto che in un'altra. Allora facciamo che io stessi facendo come planner un progetto di adattamento al cambiamento, di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico in una città ricca del Global Nord. Immaginatevi quello che volete voi, la Svezia, Stoccolma, qualcos'altro. Allora io vado lì e la prima cosa che mi viene in mente di unire a questi due obiettivi che vi ho detto prima, e cioè l'obiettivo 13, lotta al cambiamento climatico, e 11, è l'obiettivo 9, che ora vi dico com'è, è precisamente imprese, innovazione e infrastrutture. Perché? Perché io so di avere alle spalle istituzioni solide, una governance molto strutturata, e quindi lì posso andare direttamente a progettare, a investire per rafforzare la smart city, magari pensando anche alla human smartness, no? A costruire una smartness anche negli abitanti, nei cittadini, negli operatori, però mi muovo già in una direzione molto avanzata. Ora veniamo invece nella nostra città, forse se mettiamo un attimo le slide che sono più avanti, dopo di questa, forse questa erano gli obiettivi in generale, e poi fra due minuti andiamo avanti con la prossima. Venendo per esempio a una città come Napoli, città certo del nord globale, però badate bene, del sud del nord globale, che è già una differenza, molto ha una sua particolarità. Città povera, di sviluppo, problematiche di fragilità delle istituzioni. Ci sono istituzioni non fragili, siamo noti come terra dei fuochi. Ora prendete Napoli come il paradigma di tante città del sud del mondo, no? Comunque una città del sud del mondo che sta nel sud del mondo. Allora, è chiaro che in una città così non potrò mai pensare di soddisfare immediatamente l'obiettivo 3, che è benessere e salute delle popolazioni. Ci sono dei problemi da risolvere prima. Sicuramente non posso fare affidamento su pace, giustizia e istituzioni solide, che è l'obiettivo 16. Perché? Perché c'ho un'imprenditorialità criminale che è molto più forte della capacità istituzionale. Ho istituzioni che, per quanto solidamente combattano anche loro per fare quello che devono fare, sono scarse, hanno scarse risorse interne. Da poco è uscito un rapporto della Fondazione con il Sud in cui si fa notare, in cui parlando del PNRR in Italia, di come i comuni si stanno attrezzando,
vengono fuori dei dati interessanti. Uno di questi dati davvero interessante è che a Napoli c'è la metà del personale amministrativo dentro le istituzioni che a Bologna, e questo forse posso anche non commentarlo, lo capite da soli che non si va molto avanti così. Cioè abbiamo, allora qual è il problema? Poi abbiamo giovani in fuga, i nostri ragazzi se ne vanno, se possono se ne vanno, sanno che qua non c'è un grande futuro in questo momento, vanno via. Abbiamo questa insalubrità un po' a macchia di leopardo nella terra dei fuochi, per cui abbiamo questo problema. Abbiamo quello che vi ho detto, istituzioni fragili, che si fa? Allora, certo non possiamo partire dall'obiettivo 9, quello che vi ho detto prima per Stoccolma, dobbiamo cambiare registro. Il nostro registro qua, secondo me, la priorità è il registro dell'istruzione, istruzione di qualità, quindi è l'obiettivo 4. Se noi mettiamo in gioco questo obiettivo, ed ecco perché, se cambiamo la slide, vediamo una slide che è significativa. Ah, ok. L'obiettivo delle scuole, che tipo di obiettivo è? È un obiettivo del fare insieme, perché le scuole, pensate a tutte le scuole, quindi dall'asilo nido fino al liceo, e se volete metteteci dentro anche le università. Sono luoghi del fare, sono luoghi in cui si studia, si abita, sono luoghi dell'abitare, anche se noi non li consideriamo facilmente così. Allora, cominciamo a fare l'adattamento e la mitigazione nel nostro andare e tornare da scuola, nelle nostre relazioni casa-lavoro, casa-scuola. Quindi significa piste ciclabili, modi di sostenibilità dolce per andare a scuola, lo stiamo facendo. Ecco, qua vedete, queste sono tutte le scuole di Napoli, pubbliche e private. Abbiamo fatto un po' di conti, ci siamo accorti che solo contando le scuole pubbliche più o meno riusciamo arriviamo a un ammontare di oltre 50 ettari di superfici verdibili, se consideriamo tutte le pertinenze delle scuole. Se queste scuole domani diventassero dei laboratori attivi di adattamento, di conoscenza e di adattamento, quanti bambini, genitori, docenti potrebbero incominciare fattivamente, no? a progettare la pista ciclabile per andare a scuola, le rotte di queste mobilità più sostenibili, la rinaturalizzazione delle scuole. È un lavoro potentissimo che ci metterebbe tutti, dai bambini ai nonni, a lavorare su questo. Ed è un tema che non è un mio film, nel senso, lo stanno facendo. Andiamo alla prossima un attimo, alla prossima slide. Va bene, nella prossima slide ci sarebbe un ecco. Arriva. Ecco, forse quando arriva ve la racconto intanto. C'è una mappa sempre di Napoli, in cui si vedono però soltanto gli istituti superiori, cioè le scuole secondarie di secondo grado, e sono, eccole qua, classificate in base alle superfici, quindi ci sono scuole più con superfici verdibili più piccole, scuole che hanno enormi superfici verdibili. Se andiamo avanti, passiamo a delle immagini che vi fanno vedere che cosa significa adattare le scuole. Noi non lo stiamo ancora facendo a Napoli, ma lo vogliamo fare. Questa è Parigi, questa è una delle CUROSIS, cioè delle scuole adattate, già adattate. Parigi ha un progetto di adattarle tutte entro il 2040, più o meno 2050 massimo, e facendo educazione con i bambini, con i cittadini. Andiamo alla prossima, che ce n'è anche un'altra. Sono fra l'altro bellissime perché i francesi sono particolarmente sofisticati nei paesaggi, nella costruzione di paesaggi e anche di paesaggi urbani. Non lo so se noi saremmo altrettanto bravi, però è certo che è una dimensione che riguarderebbe tutti quanti e diventa virale. E noi abbiamo bisogno di questo virus, cioè dobbiamo rimboccarci le maniche e fare delle cose. Ora, per dirne una, nel corso di una ricerca che qui è stata fatta, che si chiama Occupy Climate Change, che è una ricerca internazionale in cui il DIARC ha lavorato in relazione con la Division of History of Science and
and Environment, Technology and Environment del Politecnico di Stoccolma, quindi vi nominavo prima Stoccolma perché ce l'ho abbastanza impressa, ho avuto modo di dialogare con molte città del globo, fra cui New York. E New York ha incominciato a mettere su all'interno dell'università, quindi dico quanto è importante che le università, noi per primi siamo, dobbiamo essere motori di questo, ha incominciato a lavorare su una piattaforma per un piano climatico dal basso, insieme a docenti, studenti, artisti, cittadini, una vasta rappresentanza, diciamo, di attori, messi tutti insieme a fare questo progetto intorno a quattro temi: waste, housing, food e il quarto in questo momento energy. Per cui qui dentro noi nel nostro piccolo abbiamo incominciato a imitarli e quindi in nome del public engagement, perché è chiaro è una grande operazione di public engagement, abbiamo messo su un piccolo laboratorio che speriamo che cresca velocemente, di giovani ricercatori e ricercatrici che mi stanno dando una mano e stiamo lavorando anche con gli studenti del corso di laurea che io coordino in sviluppo sostenibile e reti territoriali per diciamo implementare un laboratorio azione clima, l'abbiamo chiamato così, per fare una serie di azioni. Le scuole di rigenerazione socio-ecologica diventano il primo tema di cui noi ci stiamo occupando a Napoli. Poi abbiamo un secondo tema che ci riguarda e ci interessa, che è il tema invece di come curare il verde urbano anche con delle attivazioni dal basso, perché ricordatevi che, come vi ho detto, qui abbiamo una certa fragilità istituzionale, per cui noi cittadini dobbiamo anche un po' organizzarci per dare una mano in questo momento particolare. E quindi i temi sono questi, penso che più o meno vi ho dato un'idea, se poi magari, ecco, c'è un altro tema interessante che è questo delle piazze scolastiche, che è un tema che riguarda la mobilità sostenibile, cioè in molte città italiane in questo momento si sta lavorando su questo, creare dei percorsi casa-scuola con delle piazze ad uso temporaneo davanti alle scuole, cioè che diventano temporaneamente piazze per poi magari nel corso della giornata fuori dagli orari della scuola ritornare ad essere strade a circolazione. Una città a geometria variabile. Sì, esattamente. E questa cosa però incomincia a dare la possibilità di arrivare a scuola in bicicletta, di potersi fermare davanti alla scuola e di non avere problemi nel periodo della scuola. Questo Torino, Milano, Bologna lo stanno facendo con forza ed è un'altra cosa che lavora a vantaggio della mitigazione del cambiamento climatico, no? Meno macchine, più biciclette, piazze davanti alle scuole, eccetera. Quindi ci tenevo a darvi questo immaginario, perché forse questo è l'immaginario più democratico e collettivo che si può avere della lotta al cambiamento climatico, perché siamo abituati, appunto Mario Lo Sasso prima citava la famosa icona del grattacielo di Milano, il bosco, no? Verticale, la foresta verticale. A Stefano Boeri fischieranno un po' le orecchie. Sì, va bene, ma è perché quella lì è un'icona, rappresenta anche, come dire, una sfida, un messaggio. Però noi questo messaggio e questa sfida, noi non dobbiamo fare gated communities, noi dobbiamo fare cambiamento climatico in tutta la città e partire soprattutto dalle parti della città, dal mio punto di vista, più vulnerabili. Quindi no il centro, si parte dalle periferie invece. E questo può diventare un modo, in qualche maniera, per anche un'occasione per rigenerare. Quindi, se non eravamo riusciti finora a recuperare e a rigenerare le periferie, magari adesso, anche in nome del cambiamento climatico, lo faremo. E però bisogna avere degli immaginari, far scattare, dal mio punto di vista, ripeto, di urban planner, degli immaginari intorno a queste cose e degli immaginari che ci coinvolgano tutti.
perché solo facendo ci sentiremo meno preoccupati e sapremo che stiamo facendo qualcosa per la nostra città. Si comincia da là. Io ringrazio davvero la professoressa Palestino, perché grazie. E il professor Mattia Leone, perché come dire, io sono entrato in questa masterclass immaginando grandi rigenerazioni urbane stile Haussmann a Parigi, e invece ne esco in modo quasi un po' più Vietcong, immaginando una rete diffusa di guerriglia che dal basso sia in grado davvero di portare un segno di cambiamento. Io ho vissuto l'inizio della rete web, ed era un po' questo il principio: sfruttare il potere dei nodi diffusi invece che quello di una centralità. I francesi provarono a fare internet prima di internet, ma non ci riuscirono, perché immaginavano che fosse tutto al centro, irradiato da Parigi, e poi tutti i nodi dovessero seguire. Invece gli americani dissero: ma perché, ogni nodo fa quello che gli pare? E così poi è nata, nel bene e nel male, tutto ciò che conosciamo oggi. E quindi è un grande segno di speranza, e fa piacere davvero sentirlo raccontare qui. Grazie professor Leone, grazie a voi. Palestino.